Buongiorno e buona giornata, e direi, visto che siamo venerdì, buon fine settimana a tutti. Ebbene, dopo qualche capriccio della rete di casa, sono finalmente in diretta con voi in questo primo video, credo almeno di tre di oggi, visto che tra pochi minuti inizierà comunque l'altra semifinale delle Australian Open che andrò a seguire. E poi su anticipazione, qualche notizia sulla anticipazione di Friday Night SmackDown di questa notte e qualche notizia della WWE. Ma andiamo al sodo di questo video: Eurolega, giornata numero 22. L'Olimpia Milano vince contro il Bayern Monaco al Mediolanum Forum di Assago. Ma che fatica! Ebbene sì, per esempio per quanto riguarda i periodi, nel primo il Bayern ha avuto la meglio per 26 a 21, nel secondo 19 a 17 per il Bayern, nel terzo 21 a 15 sempre per il Bayern Monaco, e poi diremmo qua quasi un super quarto periodo da 26 punti per Milano, subendone solo 12. Per quanto riguarda le statistiche dei giocatori, la top 3 vede Bartel del Bayern a 18 punti, Mizov di Milano a 16, Nedovic di Milano a 13. Qualche statistica, per esempio, canestri tentati 57 a 56, realizzati 27 a 27, percentuale al tiro 47,4 contro il 48,2, percentuale da 2 57,1 contro il 58,8, da 3 37,9 per Milano, 31,8 per il Bayern, ai tiri liberi 70 per Milano, 68 per il Bayern. Se andiamo a vedere la cronologia dell'incontro, possiamo dire che il Bayern Monaco è stato in vantaggio nel primo, nel secondo, nel terzo periodo, arrivando anche a più 20, e nel quarto periodo il vantaggio dei bavaresi è andato un po' scemando, fino a quando poi sul 74-75 Milano si è riuscita ad imporre, quindi appunto successo al photo finish. Olimpia Milano, che al momento continua ad essere fra le migliori 8 e settima in classifica con 11 vittorie e 11 sconfitte, quindi cammino di pari passo tra vittorie e sconfitte. Settimana prossima doppio impegno in Eurolega, prima l'Alba Berlino al Mediolanum Forum, poi si va a Barcellona. E a Barcellona sarà una sfida molto complicata, anche perché il Barça è terzo con 16 vittorie e 6 sconfitte, tra cui 3 successi di fila rispettivamente col Fenerbahce in trasferta, in casa contro la Stella Rossa, e nella gara di ieri in casa contro lo Zenit San Pietroburgo. Diciamo che nella sfida contro l'Alba Berlino si può, come si dice, ancora ragionare, visto che comunque nell'Eurolega non ci sono retrocessioni. L'Alba Berlino è sedicesimo, è vero che è reduce da due sconfitte di fila, compresa quella di ieri in casa contro il Fenerbahce. Però, come si dice, Milano è Milano, cioè non dobbiamo stare a guardare agli altri, dobbiamo giocare noi. Comunque, io vi rimando a questo video, agli ultimi di ieri, e vi invito a rimanere sintonizzati sul mio canale YouTube, che sono molto contento del fatto che in meno, av non avendo ancora 70-80 video, ho raggiunto già
poco più le 400 visualizzazioni complessive. Vi ringrazio per questo. Io cerco sempre di tenervi aggiornati. Mi dispiace un po' che tra un pochino dovrò. Mi mancherà il mio computer perché sarà alla revisione tecnica, quindi comunque vabbè, ce ne faremo una ragione, poi ritornerò in pompa magna. Che dire, viva lo sport, viva la pallacanestro, viva Kobe Bryant e Forza Olimpia Milano. E io dico dai, che quest'anno ce la dobbiamo fare, almeno arrivare alla seconda fase. Diciamo che le finalette è un po' più difficile, ma almeno ad arrivare alla seconda fase. Chiudo il video ricordando che l'Olimpia Milano quindi ha battuto al photo finish 79-78 il Bayern Monaco, che si appresta a fare un doppio turno di Eurolega la settimana prossima. Prima in casa con l'Alba Berlino, poi in terra di Spagna, in casa del Barcellona. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!